Bella a tutti raga dalla vostra Rossonero e bentornati in questo nuovo video. Raga, oggi andremo a parlare di due argomenti. Il primo riguarda Bakayoko perché c'è una novità importante e il secondo argomento riguarda l'asse Torino-Milan per alcune cessioni della squadra rossonera che saranno importanti per fare cassa per poi spenderli sul mercato. Vi ringrazio raga per l'enorme supporto, infatti in questi giorni con gli iscritti stiamo salendo, mi raccomando se sei nuovo iscriviti anche te al canale, attiva la campanellina, condividi e lascia like che è molto molto importante e se vuoi seguimi su Instagram, mi chiamo lavo-2084. Mi raccomando ragazzi fatelo, conto su di voi per me è una soddisfazione se vi iscrivete ragazzi, dobbiamo arrivare al più presto a 1200 iscritti, non fermiamoci qua ragazzi, non fermiamoci qua, veramente. Niente raga, come vi ho detto prima parleremo di due cose, Bakayoko e l'asse Torino-Milan. Iniziamo da Bakayoko. Allora, se ne è parlato molto negli scorsi giorni, ormai da tanto che se ne parla di questo affare, Bakayoko che è cercato dal Milan, Bakayoko che vuole tornare al Milan. E ieri, in particolare ieri sera e anche questa mattina, sono uscite delle notizie molto molto importanti e confortanti riguardo questa trattativa. Infatti Bakayoko ha un ingaggio pesante, come tutti sappiamo, che il Milan per ora non può sopportare. Ma ieri è uscita questa notizia veramente molto molto bella per il Milan e molto positiva. Infatti si è trovato l'accordo tra il club rossonero e Bakayoko. L'ingaggio del giocatore sarà di 3 milioni più bonus, quindi un ingaggio che il Milan può sostenere, non erano più quei 5 milioni barra 6 che prende al Monaco attualmente che ora è il Chelsea, ma sono 3 milioni più bonus, un ingaggio comunque sostenibile da parte del Milan. Quindi Bakayoko che ha trovato l'intesa con la squadra rossonera. Lo sapevamo da tempo che si lavorava all'accordo, Bakayoko che vuole tornare perché si trova bene a Milano, ha legato molto con la curva, ha legato molto con i suoi compagni e è molto affascinato dal club meneghino, quindi vorrebbe tornare a Milano a vestire la maglia rossonera e manca poco ragazzi, manca poco. Stessa cosa per il Milan ha bisogno di centrocampisti perché l'anno prossimo avrà tre competizioni, Serie A, Coppa Italia ed Europa League, quindi il Milan ovviamente dovrà fare turnover. Non sappiamo se Bakayoko sarà il titolare insieme a Bennacer o sarà ancora Kessié, perché il Kessié del post-coronavirus ha dimostrato veramente tanto che può essere un giocatore determinante per questo Milan in quella zona di campo. Vedremo se Bakayoko farà il titolare come 2 anni fa con Gattuso. Fatto sta che io non lo rischierei subito titolare, ma darei continuità alla coppia Kessié e Bennacer, perché comunque squadra che vince non si cambia. Il centrocampo veramente è stata una delle sorprese in questo post-coronavirus, quindi in caso di acquisto di Bakayoko, aspetterei un attimo a metterlo titolare o comunque lo farei alternare con Kessié, ragazzi, e poi vediamo chi sarà titolare definitivo per la stagione 2020-2021. Comunque una trattativa che veramente si sta per chiudere, manca appunto l'accordo con il Chelsea del Milan, il Chelsea chiede 20 milioni di euro, comunque un prezzo sostenibile da parte del Milan che ha un budget di 70 milioni più il 50% delle cessioni, quindi un prezzo sostenibile. Ma il Milan vorrebbe contare sulla volontà del giocatore, cioè quella di lasciare il club inglese, il Chelsea, che anche il Chelsea a sua volta vuole vendere Bakayoko perché dopo diversi prestiti, 2 volte al Monaco e al Milan, ha deciso che il giocatore non è più nei piani della società e dell'allenatore Lampard. E quindi vuole approfittarne di questa situazione per fare cassa, anche perché il Chelsea ha già fatto 2 grandi acquisti come Hakim Ziyech dall'Ajax, preso per 60 milioni se non mi sbaglio, e Timo Werner stessa cosa, 55 milioni, quindi ha già speso 120 milioni per il mercato e il Chelsea ha bisogno di vendere. Quindi Bakayoko sarebbe un'operazione ideale sia per il Milan che per il Chelsea. Quindi vedremo nei prossimi giorni si troverà un accordo, perché l'accordo si troverà prima o poi, perché c'è già l'accordo tra il Bakayoko e il Milan, vedremo su quale cifra. Fatto sta che si gira intorno ai 15-20 milioni. Vedremo quando si chiuderà. Fatto sta che è una trattativa molto molto positiva finora. Quindi speriamo che Bakka torni nel nostro Milan, ragazzi. Poi ragazzi, parliamo dell'asse Torino-Milan, come vi ho detto all'inizio video. L'asse Torino-Milan riguarda 3 giocatori in uscita dal Milan. Il Milan comunque state tranquilli che non è interessato a nessun calciatore del Torino. Si parlava di un ipotetico Belotti se andava via Ibrahimovic, ma il Milan non può permettersi di spendere 40 milioni per una punta di riserva, ragazzi. Quindi Belotti l'abbiamo lasciato stare. Comunque, 3 giocatori sono Krunic, Calabria e Riccardo Rodriguez. Quest'ultimo, ragazzi, sembrerebbe molto vicino alla cessione definitiva. Quindi, finalmente, ragazzi, il gobbo di Notre Dame si sta liberando e ce ne siamo liberati. Finalmente ragazzi, perché è un giocatore che non è da Milan, in questi 3 anni ha fatto soltanto cazzate, è un flop totale, quindi meno male che Rodriguez se ne sta andando a Torino, da Giampaolo tra l'altro. Speriamo, cioè non speriamo, secondo me il Torino con Giampaolo rischia grosso l'anno prossimo, già quest'anno è stato vicino alla retrocessione, l'anno prossimo con Giampaolo ragazzi la vedo veramente dura,
Ma non perché non mi piace Giampaolo, ragazzi, perché il Torino non ha i giocatori adatti per fare il gioco di Giampaolo, secondo me. Comunque, ritornando alle cessioni del nostro Milan, allora Riccardo Rodriguez, che sembrerebbe vicino molto al Torino, quindi il Milan che farà cassa, guadagnerà circa 5-6 milioni di euro, da quanto trapela dai giornali e dalle due società. Quindi, comunque, un tesoretto importante, ragazzi. Sembrano pochi, ma possono essere importanti questi 5-6 milioni di euro. Riccardo Rodriguez, che comunque è apprezzato da Giampaolo, vedremo quando andrà al Torino se sarà un'occasione di rinascita per il calciatore. Fatto sta che, meno male, finalmente ce ne siamo liberati. Gli altri due calciatori sono Calabria, perché il Torino vuole anche un terzino destro, perché ha De Silvestri, ragazzi, non si può vedere. E Giampaolo poi giocherà a 4, il Torino giocava a 3 fino all'anno scorso, quindi ha bisogno di terzini. E il terzino cercato dal Torino al Milan per quanto riguarda la fascia destra è Davide Calabria, che anche lui è in uscita dal Milan. Il Milan vuole vendere uno tra Conti e Calabria, e Calabria sembrerebbe avere più mercato, infatti cercato da Bologna, da Fiorentina e da Torino, appunto. E il Torino, appunto, sta provando a chiedere informazioni a Calabria. Vedremo poi se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. Fatto sta che il Milan valuta il calciatore 10-12 milioni. Questo qua è un altro tesoretto che potrebbe essere comodo per il Milan. Vedremo poi come si evolverà la trattativa. Altro giocatore cercato dal Milan, come dicevo prima, è cercato, scusate, dal Torino, in casa Milan, è Radek Krunic, giocatore bosniaco che ha fatto sempre bene con Giampaolo fin da Empoli, fin a quando Giampaolo ha ottenuto i suoi primi ottimi risultati in Serie A. Krunic era una pedina fondamentale per Giampaolo, e Giampaolo vorrebbe riportarlo, appunto, nella sua squadra a Torino. Il Milan, che comunque, se arriverà l'offerta, lo cederà a Krunic, perché come anche lui, mi dispiace, ma non è un giocatore da Milan. Apprezziamo l'impegno, apprezziamo comunque, cioè, apprezziamo comunque, come si dice, l'impegno e la professionalità di Krunic, ma abbiamo bisogno di giocatori molto più forti per fare il salto di qualità definitivo. E Krunic, ragazzi, per 8-10 milioni lo possiamo anche vendere. Quindi il video si conclude qui, ragazzi. Mi raccomando, fatemi sapere voi cosa ne pensate sulla trattativa Bakayoko, e se siete favorevoli a questo acquisto. Io sinceramente sì, ma non so se lo farei a giocare titolare. Comunque aspetterei, perché che sì, del post-coronavirus, veramente un giocatore forte. Comunque, una trattativa che per ora è positiva, manca solo l'accordo con il Chelsea, si è trovato l'accordo con il calciatore. E fatemi sapere voi cosa ne pensate sull'asse Torino-Milan. Penso che anche voi vorreste vendere questi tre calciatori, che sono Calabria, Krunic e Rodriguez. Se vorreste tenere uno tra questi, fatemelo sapere, o comunque scrivete la vostra opinione nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video, condividete con i vostri amici, fateli iscrivere e lasciate like, mi raccomando, che è molto molto importante e che per me è una grande soddisfazione. Vi aspetto, conto su di voi. Detto questo, ragazzi, sempre forza Mina, ci vediamo in un prossimo video, bella!